Esatto, ci sono tanti angeli e noi abbiamo la fortuna di avere in collegamento Roberta Sarlo, presidente dell'associazione Ricomincio da Ciro, che si occupa giorno dopo giorno di aiutare le persone in difficoltà ed è stato anche questo un caso che mi aveva segnalato quello di Pablo. Buonasera Roberta, ben ritrovata a Ciao, buonasera, Prontovet. ciao, buonasera. La prima volta che parlo con te. No, è la primissima, vero? Allora, Roberta, abbiamo sentito la bellissima storia a lieto fine di Pablo, ci ha insegnato tanto perché appunto la rete d'aiuto, è stata incredibile, è È fondamentale. fondamentale il passaparola, aprite sempre gli occhi e come hai detto tu, hai visto un cane da Roma è finito ad Anzio. Ora per fortuna c'era stato un tam tam ovunque in tutto il Lazio e quindi anche i signori di Anzio hanno riconosciuto, hanno avvertito le aquile e poi i proprietari, perché se no da Roma ad Anzio questo cane, ma com'era finito? Ecco, Roberto, Portano sempre i cani. esatto, sono Martina, Roberta. Allora, Sì, lo so, lo so. ah, ok, no, c'è No, stato un era una piccolo battuta che ho scam. fatto. Ah, ok, no. Sì, vabbè, oggi Erika, cani i nomi, certo, tutti adesso quanti. diciamo i Sembro la tutti vecchia che chiama quanti. tutti, la nonna che chiama tutti i nipoti. Perché questa è l'emozione di Prontovet, perché parliamo finalmente di una storia a lieto fine. Roberta, lo diciamo sempre, ma soprattutto in questo caso, quanto è importante e ribadirlo sempre, comunque, perché appunto capita sempre purtroppo, di non spostare. Che cosa dobbiamo fare quando troviamo un cane o un gatto che pensiamo sia smarrito, quindi abbia perso Subito la. andare da un veterinario, trovi un cane o un gatto per strada, il primo veterinario, tanto il servizio è gratuito, 3 minuti, Nella controlli zona. se c'è il chip nella zona. Dopodiché, se te lo vuoi portare anche a casa per non mandare la procedura in canile, fai una denuncia di ritrovamento del cane, avverti le forze dell'ordine e i canili, almeno si ha una tracciabilità del cane, perché Certo. se no così spariscono, non si sa. Assolutamente. Purtroppo la gente a fin di bene, a volte se ne approfittano anche quando sono cani di razza, dicono ah, vabbè, l'ho trovato, me lo tengo. Voglio vedere se era un baremmano, se ce lo portavano a casa, capito? Tra Vabbè, parentesi. certo. Però lo fanno a fin di bene, però ovviamente c'è una famiglia che cerca questi pet e quindi assolutamente è il caso di seguire delle procedure che ci sono e quindi vanno seguite. Roberta, oltre a parlare della storia a lieto fine di Pablo, con te volevo approfittare di parlare anche di New Yorkshire. Qui la storia è al contrario, è lui Sì, che il si è perso e che sta contrario. cercando i padroni, giusto? Sì, io domenica l'ho trovato proprio io personalmente a Borgo Grappolo, nella località di Latina, un New Yorkshire anziano, cieco, non ben messo, quindi non so, senza chip, non so se è un abbandono o uno smarrimento. Me lo sono portato a casa e domani, perché purtroppo oggi non ho avuto tempo, qui c'è stata un'alluvione. Domani lo porterò dal veterinario per una visita completa. Cerchiamo i proprietari. Se poi non dovesse essere un abbandono, il proprietario non c'è, lo manderemo in adozione. Un Yorkshire carinissimo, un po' mal ridotto e niente. Di contro, un altro, stamattina si era smarrito un altro cane, Nerone a Borgo Sabotino. Mi hanno avvertito, poi tra parentesi questo cane era stato investito, il ragazzo che l'ha investito era di Roma, se l'era portato in macchina e l'ha ricoverato in clinica. E la signora, la proprietaria del cane, ha fatto la cessione del cane, ce ne prenderemo noi cura prossimamente, quindi domani andrò a Roma a prenderlo, casomai passo da te Martina, mi Assolutamente, finalmente ci conosciamo dal vivo, perché la nostra è sempre stata una rete d'aiuto virtuale. Quindi anche in questo caso Ricomincio da Ciro aiuta, perché questo è il tema della puntata, sempre in maniera gratuita, le persone che sempre, anzi in hanno. questo caso anche in maniera dispendiosa perché Sì. dovremo salvare il conto della clinica e quindi non sarà poco. Certo. Ricordiamo che appunto Ricomincio da Ciro è un'associazione che fa tutto in maniera gratuita e quindi si sostenta Sì, diamo con le donazioni dei donazioni. volontari.
è di 5 per 1000 quando ci sarà la dichiarazione dei redditi. Va bene. Roberta, grazie come sempre. Grazie, Martina, per... grazie sempre a voi, no, di tutto grazie ciò a voi. Che fate. Un bacio a Pablo, finalmente ho visto. Dal vivo. Che è calmissimo, grazie. E stupendo. Sì, sì, un cane agitato di quelli che sì, proprio sì. Corrono ovunque e si perdono facilmente. Esatto. Un giorno ti porto tutti i miei, così facciamo un po' di movimento in studio. Vieni, Roberta, a noi fa solo che piacere. Quando vuoi, pronto Vette è qui. Quanti sono questi tutti? Sono per tanti, capire, secondo me sono tanti. In questo momento sono 15. No. Solamente 15. Perfetto. Perché, sì. Perché li tiene in stallo per poi portarli per in adozione. C'è spazio per tutti. Qua, qui a Pronto Vette le porte sono aperte, quando vuoi Roberta. Un grande abbraccio, okay, un bacione a te. Buona serata. Ciao a te. A tutti. Ciao. Ciao.